La storia che vado a raccontare parla di un ragazzo che non cresceva mai, di un pirata che voleva catturarlo e di un'isola popolata da fate. Ma non è la storia che avete già sentito, perché certe volte al principio gli amici sono nemici e i nemici sono amici. E certe volte, per capire davvero come vanno a finire le cose, dobbiamo prima sapere come sono cominciate. Benvenuti all'isola che non c'è! Sei coraggioso, Peter. Ci provo. C'è un'antica profezia nata quando le fate regnavano su quest'isola. La profezia narra di un ragazzo che guiderà una rivolta contro di me. Un ragazzo che sapeva volare. Che mi venga un colpo. Presto! Portaci via da quest'isola! Se il ragazzo arriva dagli indigeni, tutto sarà perduto. Ti stavamo aspettando, Peter. Barbanera ti seguirà in eterno, ma c'è un posto dove non oserà cercare. Quindi i pirati hanno paura della laguna delle sirene? Per via dei coccodrilli. Paura? Oh, santo budino! Woo-hoo! Era scritto che al tuo ritorno avresti unito il nostro popolo contro i pirati. Ti spiace se mi intrometto? E se con me la profezia non si compie? E se non ci provi neanche? Se tu non ci credi, nemmeno loro ci crederanno. Non puoi restare, ragazzo, per sempre. Neanche sull'isola che non c'è. Sveglia, sveglia! In ginocchio. Non mi inchinerò mai a te. Sai governare una nave? E che ci vuole? Sembrava più semplice, in effetti! Sulle vele, ora!